si dice se questi muri potessero parlare, il centro medico dell'autodromo Enzo Edino Ferrari di Imola ne avrebbe davvero tante di storie da raccontare. Costruito una trentina d'anni fa, ha visto passare cure mediche ai grandi piloti di tutti i tempi, personaggi che hanno fatto la storia degli sport motoristici su due e quattro ruote. Ora è in via di demolizione ed è stato progettato un nuovo centro medico all'avanguardia che permetterà un trasporto più facile all'ospedale. Un altro cambiamento previsto nel piano triennale di sviluppo dell'impianto. Funzionale tra l'altro alla costruzione della pista per il round finale del campionato mondiale di cross previsto a Imola il 29 e 30 settembre 2018. Iniziato con la demolizione del vecchio centro medico eh, per allestire poi in fase successiva durante l'inverno il nuovo centro medico che sarà posizionato all'altezza della curva rivazza e sarà anche di facile accesso dall'esterno dell'autodromo e quindi anche favorirà anche l'entrata e l'uscita delle ambulanze qualora ci fosse necessità. Una concomitanza quella del mondiale di motocross che ha in qualche modo forse accelerato la demolizione del vecchio centro medico? Beh, sicuramente è stato uno dei motivi per accelerare un momentino questa demolizione, uno dei punti in cui sarà più spettacolare perché sarà poi visibile anche da tutto il paddock e dalle tribune, eh, passerà proprio dove dov era situato il centro medico vecchio. Per gli eventi che andranno a chiudere la stagione sportiva 2018 verranno utilizzati dei container appositamente allestiti seguendo le direttive nazionali ed internazionali, in attesa che partono i lavori per il nuovo centro medico che sorgerà all'inizio dell'entrata. Della rivazza previsti per la fine dell'anno in corso o i primi mesi del 2019.